Mercoledì 10 febbraio. Marco 11, 12, 14, punto 20, 25. Lettura del Vangelo secondo Marco. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, il Signore Gesù ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero, disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». La pretesa di Gesù è decisamente fuori luogo, eccessiva. Trovare fichi su un albero fuori stagione. E la maledizione di questa povera pianta di fichi appare forse un poco stonata nel quadro che di Gesù ci è più facilmente noto. Dobbiamo probabilmente riconoscervi un messaggio simbolico che il racconto di Marco ci consegna. La pianta di fichi sarebbe Israele, il popolo eletto, scelto, il popolo chiamato a restituire la grazia ricevuta da Dio. Il popolo che in questa situazione di fronte a Gesù si lascia sfuggire l'occasione per far emergere la propria ricchezza, la bellezza che gli è stata seminata dal Signore. E Gesù fa questo invito per dire che è questo il momento per comprendere e per agire, per dare ascolto e per scegliere, non un altro. E invece non ci sono che foglie. E viene un po' da chiederci, lo domando a me, chiediamocelo, che frutti sono raccoglibili da noi. Se abbiamo conosciuto Gesù, perché non deve poter diventare proprio questo tempo difficile anche, il momento in cui mostrare quanto l'impossibile si faccia possibile in Gesù? Non lasciamo troppo spazio, anzi forse per niente, alla lamentosità del presente. Per quanto non così evidente, questo è ancora un tempo di bellezza e di luce, in cui comunque non può mancare il sapore dolce e fresco del compito che ci ha affidato, come i fichi che Gesù cercava. La nostra misura di ciò che è o non è possibile rischia tante volte di essere troppo segnata dalla nostra preoccupazione, dal calcolo delle nostre forze e non dalla grandezza di Dio, che rende nuove tutte le cose. C'è da crederci. Buona giornata a tutti.